abbiamo lavorato, abbiamo faticato molto, e quindi oggi siamo tutti un po' stanchi, ma contenti, soddisfatti, e soprattutto siamo contenti di avervi qui vicino per i lavori che potremo fare durante questi tre giorni. Quindi innanzitutto ben arrivati, benvenuti, spero che questa giornata sia fruttuosa, perché noi ce l'abbiamo messa tutta per fornire un ulteriore momento di riflessione sulle malattie mitocondriali. Diciamo, daremo spazio in questo convegno, nella prima parte, nei primi due giorni, alla parte più scientifica e agli aspetti di ricerca medica, e poi diciamo, negli ultimi due giorni coinvolgendo famiglie, pazienti, su tematiche che sono diciamo, più vicine alle necessità delle persone che vivono quotidianamente la malattia. Quindi ecco, siamo contenti, abbiamo pensato di iniziare il convegno con una nota così di colore. La canzone messa sottofondo che abbiamo utilizzato e che in realtà utilizzano in parecchie altre occasioni, si intitola Happy, come avrete sentito, e testimonia il fatto che in realtà noi siamo felici di essere qui, siamo felici dei nostri figli, siamo felici di fare un'esperienza alla fine di vita molto profonda, molto sentita, e il convegno è un momento per, diciamo, per confrontarci, per confrontare le nostre diverse esperienze e per anche condividere le esperienze che non sono soltanto professionali, come nella maggior parte dei vostri casi, ma anche esperienze di vita, e ci fa piacere condividere con tutti quanti i nostri sentimenti. Detto questo, iniziamo i lavori del convegno. Adesso in questa prima sessione il professor Moggio ci aiuterà a condurre questa prima parte del convegno. Ci scusiamo per qualche cambiamento del programma, siamo felici, come ho detto, però siamo anche un po' dispiaciuti, perché avremmo avuto piacere che ci fosse il professor Di Mauro a aprire questa giornata. Tutti voi sapete che ha avuto un problema importante, e quindi a lui vanno il nostro pensiero e gli auguri di una pronta guarigione. Abbiamo riorganizzato un po' il programma, per cui adesso iniziamo con i lavori secondo la scaletta prevista. Grazie Piero. Solo due parole, innanzitutto per ringraziare Mitocon per l'invito ufficiale che hanno fatto all'Associazione Italiana di Immunologia che rappresento, e un ringraziamento particolare a Piero Sant'Antonio ovviamente. Questo congresso ormai è una tradizione, il quarto congresso organizzato da Mitocon, è un congresso che come precedente avrà sicuramente successo, lo si vede dalla presenza dei relatori, e per quel che riguarda Lyme, se posso, considererei questo congresso quasi un appendice del recente congresso AIM che abbiamo tenuto a Sirmione. Buona parte dei presenti erano a Sirmione. Buona parte dei ricercatori impegnati con Mitocon fanno parte dell'Associazione Italiana di Immunologia, cito a caso Michelangelo, Gabriele Siciliano fa parte del consiglio direttivo dell'Associazione Italiana, Massimo da sempre, e non posso citarvi tutti. E è ovvio che AIM e Mitocon condividono gli obiettivi che Mitocon si propone, finalizzati allo studio, finalizzati alla cura, si spera, delle malattie mitocondriali. AIM e Mitocon condividono sicuramente le strategie per raggiungere questi obiettivi, e sempre, ed è una caratteristica delle associazioni, ma anche di AIM,
con in mente bene la centralità del paziente in questo percorso che dalla conoscenza speriamo porti a dei vantaggi ai pazienti.